Negli ultimi decenni il dialogo tra i responsabili delle religioni ha riguardato soprattutto questa tematica. Eppure vediamo i nostri giorni ancora segnati dalla piaga della guerra, da un clima di esasperati confronti, dall'incapacità di fare un passo indietro e tendere la mano all'altro. Occorre un sussulto e occorre, fratelli e sorelle, che venga da noi. Se il Creatore a cui dedichiamo l'esistenza ha dato origine alla vita umana, come possiamo noi, che ci professiamo credenti, acconsentire che essa venga distrutta? E come possiamo pensare che gli uomini del nostro tempo, molti dei quali vivono come se Dio non esistesse, siano motivati a impegnarsi in un dialogo rispettoso e responsabile, se le grandi religioni che costituiscono l'anima di tante culture e tradizioni non si impegnano attivamente per la pace? Memori degli orrori e degli errori del passato, uniamo gli sforzi affinché mai più l'onnipotente diventi ostaggio della volontà di potenza umana.